Spesso gli studenti commettono questo errore concettuale, credono che se le masse sono diverse, è diversa anche la forza con cui si attraggono queste due masse. Per esempio, in una situazione di questo genere, dove la massa di sinistra è più grande della massa di destra, gli studenti credono che la forza che viene esercitata sulla massa piccola sia più intensa della forza che invece la massa piccola esercita sulla massa grande, perché ragionano in questo modo, dicono questa massa è più grande, quindi fa una forza maggiore sull'altra. Quest'altra massa invece è più piccola, quindi fa una forza minore sulla massa grande. Ma questo ragionamento è sbagliato, perché se le forze fossero diverse di intensità, sarebbe violato il terzo principio di Newton, il principio di azione e reazione, che infatti dice che quando due oggetti si scambiano una forza, quindi una coppia di forze, queste due forze sono sempre uguali e contrarie, quindi hanno versi opposti e sono uguali di intensità, perciò non possono essere di intensità diverse. Del resto, se noi andiamo a calcolare la forza che, per esempio, questa massa grande fa sulla massa piccola, dobbiamo utilizzare questa formula. E se vogliamo calcolare invece la forza che la massa piccola fa sulla massa grande, dobbiamo utilizzare la stessa identica formula, quindi per forza otteniamo lo stesso risultato. E quindi anche è la formula stessa a dirci che non può essere che le due forze siano diverse, perché vengono calcolate con la stessa formula e quindi danno necessariamente lo stesso risultato.